Buongiorno viaggiatori, io sono Surio di Scoprire Viaggiando e oggi siamo qui in compagnia di Giovanni Franco per farci raccontare del suo viaggio in Mongolia e per dare dei consigli a voi che magari state pensando a un'avventura di questo genere. Ma prima di tuffarci in questo viaggio vi invito a iscrivervi al canale e il bottone lo trovate qui sotto e di attivare la campanella, che è l'unico modo per farvi notificare quando pubblichiamo un nuovo video, ovvero tutti i martedì mattina alle 10. Dunque, Giovanni quest'anno ha fatto questo viaggio molto particolare, preso da Milano, arrivato fino a Pechino in Cina utilizzando solo mezzi sostenibili quali il bus, il treno, la bici. E di questo concetto di viaggio sostenibile avremo modo di parlare tra poco, un po' più avanti nell'intervista. E intanto vi ricordo che trovate tutte quante le informazioni di Giovanni qui sotto in descrizione. L'argomento di questa chiacchierata è la parte di viaggio che appunto si è svolta in Mongolia. Parte di viaggio che di per sé è iniziata in una maniera non proprio convenzionale, vero Giovanni? Sì. Come dicevo nell'altro video, quando sono arrivato al confine tra Russia e Mongolia ho avuto la piacevole sorpresa che praticamente non c'erano più biglietti né del treno né dell'autobus disponibili per i 4 giorni successivi e avendo delle tempistiche abbastanza serrate ho dovuto improvvisare, quindi ho dovuto cercare un modo per raggiungere il confine che non è attraversabile a piedi. Quindi una volta arrivato lì con un minibus, 3 ore di minibus assolutamente scomodissimo, una volta arrivato al confine con dei tipi abbastanza poco raccomandabili, sono riuscito a farmi accompagnare dall'altro lato del confine pagando una cifra che per noi è nulla, però per loro lo fanno di professione, trasportano persone da un punto all'altro del confine. E poi da lì l'unico modo per raggiungere la capitale della Mongolia, Ulaanbaatar, era quello di fare autostop, ovviamente in un paese assolutamente sconosciuto, in cui nessuno parla inglese, quindi è stato assolutamente un'avventura, ma è stato molto positivo, molto stimolante anche dal punto di vista personale. E sei sopravvissuto soprattutto? Assolutamente. Sono sopravvissuto e sono arrivato anche prima dell'autobus che non sono riuscito a prendere, quindi... Fantastico! E dunque, insomma, sei arrivato e com'è questo territorio mongolo? Come sono questi paesaggi, la geografia? Allora, la percezione che si ha della Mongolia, secondo me, è completamente sfalsata, perché in Mongolia si trovano dei paesaggi che sono enormi, ma letteralmente enormi, quindi attraversare la Mongolia è una bella sfida. Per esempio io, per arrivare dal confine con la Russia alla capitale Ulaanbaatar, che come distanze non sono che la parte più stretta della Mongolia praticamente, ci ho impiegato circa 9 ore di macchina, perché comunque le strade sono un po' non ai livelli europei, non ci sono autostrade e le strade sono invase da cavalli selvatici e da animali selvatici, quindi questa è una delle prime cose che noterete una volta arrivati in Mongolia, il loro rapporto con la natura, che è assolutamente incredibile, e queste distese di steppa infinita. Infatti sarà molto difficile trovare un albero durante tutta la vostra percorrenza in Mongolia, eccetto per i parchi nazionali. Quindi solo steppe e steppe accompagnate da mandri e cavalli. E hai avuto anche la grande fortuna di fare un'esperienza presso una famiglia nomade mongola. Molto particolare come cosa, raccontaci. Sì, in realtà io l'ho scoperto, sono arrivato lì, ma ancora il 40% della popolazione mongola è nomade. Quindi io ho avuto la fortuna di soggiornare in una famiglia nomade che era campata vicinissimo al semideserto, che è un territorio composto da montagne rocciose. Questo deserto fatto di vere e proprie dune e quindi è da un lato e dall'altro la steppa mongola, la natura mongola. Oltre il paesaggio incredibile, anche l'accoglienza della famiglia, che comunque non parlava inglese, la loro conoscenza delle lingue straniere è abbastanza limitata, ma comunque si sono rivelati super gentili, super accoglienti,
addirittura permettono a chiunque di soggiornare lì in una delle loro tende, anche in modo gratuito. Poi ovviamente sta ognuno, se uno vuole lasciare qualcosa in cambio dell'ospitalità o meno. Comunque io ho visto anche altri backpackers, altri viaggiatori che arrivavano lì tramite coordinate GPS, soggiornavano con queste famiglie che ancora vivono in una situazione abbastanza particolare, senza acqua corrente, senza elettricità, e si muovono ogni 3-4 mesi, quindi è stata un'esperienza assolutamente fantastica. Ok, la mia stanza per questa sera è questa qui, nel bel mezzo del nulla. Facciamo le storie Instagram cercando di non cadere dai cammelli. Quindi smontano le loro case e si spostano ogni 3-4 mesi. Loro hanno la capacità di montare e smontare queste tende in solo 2 ore, che per noi non so neanche se riuscirei a montare o smontare la tenda della Decathlon in 2 ore. Comunque si spostano ogni 4 mesi, cambiano completamente location. Ovviamente, essendo un paese molto freddo, quello che cercano loro è riparo sotto le montagne. Abbiamo avuto modo di conoscere i due anziani della famiglia, che ci hanno accolto sempre con il sorriso. Si sono messi a scherzare con me, in particolare il signore, il vecchietto, mi prendeva in giro per la mia barba, ed è stato comunque molto divertente avere la possibilità di cenare con loro, e addirittura ci facevano trovare anche la colazione il mattino dopo con il latte appena munto dalla signora, quindi è stato molto particolare. Come esperienza. Un'esperienza totalmente fuori dall'ordinario, insomma. Quindi è difficile delineare un itinerario preciso, ma qual è stato il tuo viaggio a grandi linee? Sì, è difficile delineare un itinerario perché, come dicevo prima, in Mongolia non vi sono strade. Comunque le strade asfaltate ci sono, ma per lo più per raggiungere alcuni luoghi è necessario andare off-road, quindi usare delle strade sterrate. Ma io comunque sono arrivato a Ulaanbaatar, che è la capitale, e da lì mi sono spostato verso ovest, quindi verso ovest, dove c'è questo, appunto, come dicevo, questo semideserto, che è il deserto più vicino alla capitale, e vicino inteso come un giorno pieno di macchina per arrivarci. E da lì, per arrivare a questo deserto, sono passato dall'Ustei National Park, che è l'unico parco nazionale al mondo dove si trovano ancora i cavalli selvatici, cavalli mongoli, che sono stati da poco reintrodotti in stato brado. Quindi da lì sono arrivato allo semideserto, e poi per poi rientrare nella zona di Ulaanbaatar, ripercorrendo la strada e attraversando altri parchi nazionali, fino ad arrivare a soggiornare l'altra notte presso nelle vicinanze della statua di Genghis Khan, che è uno dei simboli della Mongolia e che si trova all'interno di un altro parco nazionale, che è un parco nazionale totalmente diverso rispetto agli altri, perché è il primo parco, cioè l'unico forse parco nazionale di Mongolia in cui ci sono delle foreste vere e proprie. Quindi ho avuto modo di vedere un po' tutta quella che è la conformazione geografica del paese, quindi passando dalla steppa al deserto alle foreste, quindi è stato molto interessante per questo motivo. E come ti sei trovato con il cibo e con il dormire lì in Mongolia? Allora, devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Allora, innanzitutto, se non vi piace la carne di capra o di montone, eviterei la Mongolia come destinazione culinaria, perché è il piatto tipico più diffuso, e anche l'odore, appena arrivati in Mongolia noterete questo odore fortissimo in tutte le abitazioni, in tutti i luoghi, praticamente in tutti i ristoranti. Comunque è abbastanza diffuso, ma allo stesso tempo è abbastanza buono. Un po' c'è da stare attenti per quanto riguarda le condizioni igieniche sanitarie,
non nelle città, ma appunto soggiornando in famiglia nomadi, abbiamo visto un po' che ovviamente senza elettricità e senza acqua corrente lo stato di conservazione dei prodotti è abbastanza carente. Sì, non ho voluto indagare di più, però alla fine non ho mai avuto problemi particolari, anzi il cibo, soprattutto quello cucinato in maniera tradizionale dalla famiglia nomadi, si è rivelato strabuono. Mentre per quanto riguarda dormire, assolutamente un'esperienza da fare una volta nella vita è quella di dormire all'interno di una tenda mongola, perché davvero si apprezza la natura locale, si apprezza avere il tramonto sul deserto e poter appena aperto la porta della propria tenda, è assolutamente un'esperienza incredibile. Sì, 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 si legge l'emozione tra le righe, insomma, tra le tue parole, è molto forte. E che costi si affrontano in un viaggio di questo genere in Mongolia? È costoso o no? Allora, qui è un po' complicato, perché mi spiego. In Mongolia ci sono dei mezzi di trasporto pubblici, ma questi mezzi di trasporto pubblici li conoscono esclusivamente i residenti, e comunque da esterno arrivare a prenotare, riuscire a spostarsi con degli autobus che sono dei minibus, o comunque a spostarsi in giro, è molto complicato. C'è una linea ferroviaria che è una sola, taglia il paese in due sul lato est, quindi taglia tra Russia e Cina, ed è ancora una linea ferroviaria a diesel, con i treni diesel, non è elettrificata, quindi un po' è abbastanza difficile spostarsi in Mongolia, ecco perché aumentano i costi. Infatti è il paese in cui ho speso di più durante il tour, ma ho speso di più perché per potermi muovere, per poterlo esplorare in modo decente senza mezzi di trasporto, l'unica soluzione quindi è noleggiare una macchina se siete abbastanza avventurosi, quindi fare da solo, però comunque se vi troverete ad attraversare strade sterrate, strade non tracciate, non ci sono cartelli, quindi o si va di GPS con una buona connessione internet o con un GPS satellitare, oppure vi potreste trovare in difficoltà, oppure l'altra soluzione è quella di acquistare dei tour. C'è una quantità infinita di tour operator. Una volta arrivati a Ulaanbaatar c'è la strada principale con un centinaio di tour operator che più o meno propongono gli stessi tour, gli stessi itinerari, sono abbastanza customizzabili per quanto riguarda i giorni o i posti da vedere. Per un tour di due notti, tre giorni, si arrivano a spendere circa $200, tutto compreso, quindi compreso anche di trasporto, di autista personale e di guida personale e i pasti. Quindi questi sono un po' i costi per affidarsi a un'agenzia. È stata anche quella un'esperienza, perché viaggiavamo in una ex ambulanza sovietica che era stata riadattata a minivan stile Volkswagen, che ci ha portato in giro in queste strade sterrate. E solo alla fine ci ha detto l'autista che i freni non funzionavano, non hanno funzionato per l'ultimo giorno completo, quindi siamo stati anche fortunati. E insomma, a parte questa piccola parentesi dell'ambulanza, hai cercato di viaggiare in una maniera più sostenibile possibile, quindi spiegaci un po' questa tua idea del Sustainable Eurasiatic Tour. Sì, come dicevo, ovviamente in questo caso non è stato possibile viaggiare in modo completamente sostenibile, ma per gli standard della Mongolia comunque quello era sostenibile, perché come dicevo non ci sono altri mezzi di trasporto sostenibili. Comunque l'idea del tour, del viaggiare sostenibile, è quella anche di apprezzare di più ogni singolo spostamento, è quella di andare alla ricerca di destinazioni che non sono le solite destinazioni, ma anche all'interno delle destinazioni più conosciute, di andare alla ricerca di luoghi meno conosciuti, quindi dei luoghi alternativi, dei luoghi che permettano di vivere la città, vivere il posto
come se si fosse come una persona del luogo, quindi come un locale, andare alla scoperta della cultura locale tramite il cibo, tramite le tradizioni, tramite lo stile di vita. Quindi in questo caso la Mongolia è stato un chiaro esempio di viaggiare in modo sostenibile, perché ho avuto la possibilità di soggiornare, di vivere come un nomade per 3 giorni, andare a vivere con le famiglie, prendere i loro ritmi, i loro orari, andare a vedere questi posti che solo loro conoscono, e non andare semplicemente in una capitale, fare 4 selfie e rientrare nel proprio paese. Quindi cambiare l'idea di viaggio in questo senso. Bene, questa era la seconda parte dell'intervista a Giovanni, mentre nella prima abbiamo parlato appunto di come lui è arrivato in Mongolia e della Siberia e della parte della Transiberiana. Ve la linko comunque qui sopra e la trovate anche in descrizione. E in conclusione vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, trovate il bottone e tutto quanto qua sotto. Mi raccomando la campanella, altrimenti YouTube non vi notifica quando escono i nuovi video. Se avete altre domande, chiedete pure sempre qui sotto nei commenti, io e Giovanni faremo il possibile per rispondere più presto. Per quanto riguarda me, mi trovate anche su Facebook, Instagram, soprattutto su Instagram tutti i giorni con le storie, anche questo qui in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche tutte le informazioni di Giovanni, quindi la sua pagina Instagram e il suo blog. Noi vi salutiamo e vediamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!